Buongiorno e buon caffè. Un po' freddo oggi. Che cosa è vero per voi? In che cosa credete? Qual è la ragione della fede, intesa come fiducia? Perché alla fine tutti abbiamo fede in qualcosa. La fede non è soltanto una questione religiosa o spirituale. È credere in qualcosa che non abbiamo potuto toccare con mano. Su quale base, ad esempio, ritenevo che il cancello in fondo a questo pertugio fosse aperto, mentre oggi è chiuso? Perché mi fidavo. Chi di noi ha visto l'atomo di idrogeno? Chi di noi ha visto Urano? Chi di noi ha visto Giulio Cesare? Chi di noi ha visto la Kamchatka? Eppure ci crediamo ciecamente. Ci crediamo perché ci fidiamo di qualcuno che ce lo racconta. Quindi alla fine è un trovare le fonti che noi riteniamo affidabili, questo credere, questo sperare, questo avere fiducia, avere certezze. E anche qui cosa vuol dire affidabile? Che cosa si intende per inequivocabile, per dimostrabile? Perché avrei molto da dire su questo punto. Su quale base, ad esempio, la storia è quella che ci hanno raccontato, quando sappiamo benissimo che la storia la scrivono i vincitori? Però siccome non possiamo vivere in un mondo senza certezze fisiche, perché le tocchiamo, le sentiamo nel cuore, sentiamo questo bisogno, così come sappiamo che l'acqua è bagnata, che le foglie sono verdi d'estate, che il cielo è azzurro, che la terra è rotonda, anche questo, siamo sicuri? Sì, sicuramente sì, ma è una provocazione la mia. Allora decidiamo di chi fidarci, di chi in chi avere fede. In chi credere, in chi sperare. Il punto è essere pronti poi a dimostrarlo, a rendere conto di ciò in cui crediamo. Lo siamo veramente? Buongiorno e buon caffè.